Anche Stefano Galieno si occupa da 30 anni di migranti, ci porta il suo contributo. Prego Stefano. Ovviamente si concita il compagno Dino Frisullo, mi disse che era un fratello per me, per noi era un fratello, mi disse: Stefano, vai a Riace e vai a conoscere Mimmo Lucano. Ci aveva ragione. E da quel giorno non emotivamente, fisicamente sto più lontano, ma emotivamente non mi sono mai staccato e politicamente non mi sono mai staccato da questa stupenda esperienza che insegna al mondo, come è stato detto. Io mi auguro una cosa, me ne auguro tante, tra l'altro vedere la taverna Donna Rosa dove si veniva tanti anni fa e tu non sapevi se trovavi cucina curda, cucina eritrea, cucina calabrese, cucina kosovara, ed era splendido per questo, era il presente, non il futuro. Era quello che i nazionali che ci hanno governato o che ci governano. Io mi auguro una cosa, lo dico da amico di Mimmo, lo dico da dirigente politico di Rifondazione Comunista, lo dico da uomo che considera, come dice Luigi, Mimmo di Riace, che arrivavano da tre quarti del pianeta, ma anche da mezzo mondo. E quando nomini Mimmo Lucano, mi è capitato di farlo ad Amburgo, mi è capitato di farlo a Parigi, mi è capitato di farlo a Londra, conosci Mimmo Lucano, un abbraccio. Ecco, questo è Mimmo Lucano, i tribunali lo devono sapere, grazie.